Inaugurato a Piazza Orsini, cuore storico di Teramo, uno sportello giovani per l'orientamento universitario e al lavoro. Un'iniziativa promossa dalla Diocesi di Teramo, che ha messo a disposizione i locali della Caritas, in collaborazione con l'Università di Teramo, UBI Banca, l'Ufficio Scolastico Regionale e la Camera di Commercio. Io dico solo informiamoci e guardiamo, poi scegliamo veramente quello che vogliamo, ma una scelta informata è sempre meglio di una scelta inconsapevole. Vorrei che questo sportello fosse un'occasione di incontro di ragazzi con coloro che hanno responsabilità, che possono anche offrire posti di lavoro, ma soprattutto che possano aiutare i giovani a scoprire i desideri più profondi della propria vita, perché molte volte l'eccessiva preoccupazione del posto di lavoro, che pure è legittima perché la situazione economica talvolta è anche abbastanza compressa, non deve però far dimenticare che ci sono esigenze di valoriali e anche di talenti, come dicevo, che tante volte, se sono poi nascosti, rendono poi difficile la vita e anche le scelte più importanti della vita dei ragazzi. All'inaugurazione dello sportello giovani sono intervenuti anche gli studenti teramani dell'ultimo anno delle superiori, che hanno particolarmente apprezzato l'iniziativa. Quanto è importante per voi ragazzi dell'ultimo anno delle superiori avere qui in centro, nella vostra città, uno sportello di orientamento? Personalmente credo sia fondamentale, anche perché parlando della mia esperienza, fino a qualche mese fa non avevo assolutamente idea di cosa volessi fare prima, cosa volessi fare dopo. E grazie a questo tipo di sportelli che ci offre la città, diamo credo una possibilità a studenti come me di poterci focalizzare un po' di più su quella che sarà la nostra scelta futura. È una cosa fondamentale e ringrazio assolutamente la città per questa occasione che ci ha dato.